Roberta Diciotti, Barbara Suic, io vi do il microfono, vi presentate e raccontate. Allora, voglio tutti i rappresentanti di Raset che ci sono stasera, tutti qua. E allora, questi qua che stanno ancora venendo, noi siamo una rappresentanza dei volontari attivisti di Raset e stasera è con emozione e orgoglio che salutiamo questa seconda edizione di Modigliani Livorno che abbiamo curato e organizzato. E allora, Raset è presente a Livorno da alcuni anni e abbiamo fatto tante iniziative. E ci occupiamo della tutela del bene comune, dell'ambiente, di cultura, di aiuti a situazioni disagiate, ma anche di strategie per i rifiuti zero. E niente, ora vi posso dire un attimino le iniziative che vi riassumo un attimino le iniziative di quest'anno che ci hanno visto particolarmente impegnati nella raccolta fondi del calendario dei bimbi mutosi. Praticamente da un'idea di due signore, Barbara che è qui con noi e Cristina, è nato questo calendario e una grande raccolta fondi. Ora ve lo racconta un attimo Barbara. Buonasera. Sì, in pratica, come diceva Roberta, abbiamo realizzato un calendario con tutte le foto che venivano postate da questi ragazzi nel momento del bisogno e necessità che spalavano il fango. Perciò abbiamo capito che queste foto non potevano andare perse e abbiamo realizzato questo calendario per raccogliere un po' di fondi e donarlo alle famiglie che avevano subito danni. Abbiamo trovato Reset che ha appoggiato la nostra idea, ci ha sostenuto e ci ha aiutato a svilupparla come idea. Abbiamo raccolto tra la vendita e l'evento finale che abbiamo fatto al Goldoni con svariati artisti sia a livello nazionale che di Livorno, abbiamo raccolto una somma di quasi 59.000 euro. Una buona parte, grazie. Una buona parte l'abbiamo già destinati a tre attività, una famiglia, un condominio e altri 13.000 euro l'abbiamo messa a disposizione del comune perché abbiamo fatto parte del tavolo di coordinamento per la gestione di soldi e perciò nella chiarezza e nella limpidezza abbiamo seguito tutto il da farsi. Questi ultimi 13.000 euro verranno messi a disposizione del bando che c'è appunto, è già uscita una graduatoria definitiva e le mettiamo a disposizione per queste famiglie. E è stato molto impegnativo, però devo essere sincera, sacrifici tanti perché ci ha visto presenti sul territorio da novembre a fine gennaio, in tutti gli eventi su Livorno noi eravamo presenti con i nostri banchetti, però Reset è una grande famiglia. È una grande famiglia dove c'è stata una collaborazione, dove non arrivava uno, arrivava l'altro, c'è stato un grande susseguirsi di persone che ci hanno aiutato. Perciò ecco, volevo ringraziare prima di tutto questa famiglia che ci ha aiutato. E niente, nonostante poi questo impegno sulla raccolta fondi, abbiamo continuato le nostre iniziative, quelle ormai consolidate, ad esempio l'Otto Diversamente, che quest'anno è giunto alla quarta edizione, e è una cena per festeggiare in maniera diversa la Giornata Internazionale della Donna, quindi una cena ma anche letture, ma anche filmati, musica, per ricordare le conquiste delle donne, le conquiste economiche, sociali, ma anche per ricordare le discriminazioni e le violenze che purtroppo ancora oggi le donne sono oggetto.
Il ricavato di questa cena quest'anno l'abbiamo devoluto all'associazione Ippogrifo, che gestisce appunto un centro antiviolenza. Poi comunque abbiamo partecipato al progetto 10.000 mani per Pianosa e siamo andati a pulire le spiagge di questa bellissima isola, riportando indietro quintali di spazzatura. E aderiamo spesso alle iniziative di Acchiappa Rifiuti, che andiamo a pulire le spiagge a Calambirone, a Tirrenia e anche comunque le nostre coste qui a Livorno. Abbiamo fatto un'operazione di pulizia qui a Tre Ponti, dai Tre Ponti a Antignano, nella giornata appunto della pulizia delle coste. E poi l'attenzione, diciamo, sempre viva sulla nostra grande bellezza, che sono le Terme del Corallo. E proprio oggi pomeriggio c'è stato un incontro con il Comune, con l'associazione Terme del Corallo Ollus, e praticamente è stato stipulato, insomma si sta stipulando, si sta mettendo a punto un patto di collaborazione per attività ausiliarie a quelle che saranno quelle dell'amministrazione comunale per il recupero delle terme. Quindi comunque si farà raccolta fondi, si faranno visite guidate, si farà pulizia del parco e quant'altro. E comunque sul discorso Terme del Corallo, diciamo, ci saranno sviluppi clamorosi, ve lo dico. Niente, poi l'ultimo evento che abbiamo fatto, la cena in bianco. La cena in bianco è una cena particolare perché ha delle regole precise e al di là del colore bianco, insomma, scenografico, eccetera, è una cena a rifiuti zero. Quindi abbiamo organizzato questa cena con la Pro Loco, il Palio Marinaro. È perché non vedo le persone e ci sto male, capito? Oh, ora sì, ecco, è meglio. E quindi appunto siamo riusciti a organizzare questa cena alla terrazza Mascagni con 900 partecipanti senza produrre rifiuti. Ci siamo portati tutto da casa, piatti, cibo, stoviglie, tovaglie, e ci siamo riportati indietro tutto. Quindi questo è molto importante, perché quando si vuole si può, insomma. E queste sono, insomma, le nostre iniziative di cui noi siamo veramente orgogliosi per Livorno, per il bene comune. E ora stasera siamo arrivati appunto a questa seconda edizione di Modigliani Livorno, un talk show sull'arte. Ci sono artisti, ci sono studiosi, critici d'arte, e c'è anche Biagio che vuole dire qualcosa. Vai. Volevo rammentare Roberta che c'è stata anche una bella raccolta fondi per le cantine, per salvare le cantine. No, è vero, vai. perché poi non ce li ricordiamo tutti i nostri eventi, insomma. E niente, potete seguirci, vero Barbara? Potete seguirci? Sì, se volete scoprire chi siamo e vedere cosa facciamo, potete andare sulla pagina Facebook di Reset oppure sul sito www.resetlivorno.it. E lì vedrete tutto quello che noi facciamo durante l'arco dell'anno. Per finire, io volevo ringraziare gli sponsor che hanno permesso di ricoprire le intere spese della serata, che sono R2, Bagno Sama e Bettarini. E volevo ringraziare anche il Comune di Livorno per il patrocinio dell'evento e l'autorità portuale per averci concesso questo evento nella fortezza.
Quello che potete vedere su Facebook è anche un bellissimo video fatto con il drone della scena in bianco. È una cosa, è stata veramente un'emozione molto particolare, perché poi oltretutto quando eravamo lì è passata alle 9:30 la nostra nave scuola, il veliero Amerigo Vespucci, e ha acceso le luci e le vele si sono illuminate con i colori della bandiera italiana, e tutto questo lo potete vedere appunto sulla pagina Facebook. Va bene, buona serata a tutti, grazie. E un'altra cosa, noi non abbiamo una sede, ci autofinanziamo e tutto, per cui approfittiamo di questi eventi per fare anche le tessere, quindi chi ha che vuole associarsi al Reset può fare la tessera lì al nostro gazebo, sono 10 euro all'anno, e anche chi la vuole rinnovare. Poi abbiamo due punti in città, che sono l'Ottica Mugnà in Piazza Attias e la Ruzzoteca in Via delle Sorgenti, sempre dove è possibile fare il tesseramento. Buona serata.